I ricchi e potenti fanno la pipì su di noi e i media ci dicono che piove. Questi psicopatici falsificano la nostra intera realtà, l'illusione della scelta. Loro sono 1500 quotidiani, 1100 riviste, 9000 stazioni radio, 1500 stazioni televisive, 2400 editori, tutti proprietà di 6 corporazioni. L'ignoranza è il sistema migliore. La conoscenza è potere. No, la conoscenza è dannosa. Stai sempre. No, scusate. Non stare preparato. Non abbiamo bisogno di controllare i pensieri. Missione del Challenger del 1983. Il video mostra il volto di un uomo dietro alla navicella giocattolo. Ho semplicemente incollato tutte quelle nuvole proprio là. Incivilimento, civilizzazione. Edward Scissorhands, il barbiere ufficiale della ISS. I Clinton, alla festa mascherata molti anni fa. È la NASA che falsifica le fotografie della Terra o è l'America che in realtà è ingrassata? Non è stato l'Iraq o l'Afghanistan o il Pakistan o la Libia, la Siria o l'Iran. L'operazione Mockingbird è stato un programma totale della CIA per diffondere disinformazione tramite i media americani. Il direttore della CIA, William Colby, ha testimoniato nel comitato della Chiesa che oltre 400 agenti si sono attivati all'interno dei media degli USA per controllare quello che veniva riportato dalle principali televisioni, dai quotidiani e dalle riviste. La CIA è la distorsione della realtà attraverso le relazioni pubbliche e la disinformazione. Governamento. Dalla parola greca guberna, guidare, e mento, dalla parola latina mente, guidare la mente. Come sono diventati cattolici i messicani? La terra dalla luna, la terra dietro la luna. Se ti fregano con un giochetto di carte, che cosa pensi di fare contro la guerra psicologica? Non è un segno di buona salute mentale essere ben adattati ad una società malata. Jiddu Krishnamurti. Qual è il problema? È la stessa distanza. Il più grande ipnotizzatore del pianeta Terra è un box rettangolare in un angolo della stanza. Ci dice costantemente a cosa credere che sia vero. Sindrome di Stoccolma. È un termine usato per descrivere un fenomeno psicologico paradossale dove gli ostaggi dimostrano un'ammirazione o lode e sentimento positivo nei confronti dei loro rapitori, dei loro sequestratori. Tutto ciò sembra irrazionale alla luce del pericolo subito dalle vittime, dove la mancanza di un abuso viene essenzialmente scambiato come un atto di gentilezza. Premio Nobel al drone che sgancia bombe umanitarie. Un selfie mentre viaggiano a 28.164 km/h. Uno dei pagliacci potrebbe almeno chiudere il finestrino. La prima vera bomba mai sganciata in America è stata nella Black Wall Street a Tulsa, Oklahoma, dove avevano 600 attività, 21 chiese, 21 ristoranti, 30 negozi di alimentari, 2 cinema teatro, 6 aerei privati, un ospedale, una banca ed un proprio sistema scolastico. Il sole non è lontano 149 milioni e 600 mila chilometri. Si vede benissimo il riflesso come uno spot proprio sotto di esso, il che dimostra che è molto vicino. Carta del genocidio 1784-1819. L'area carta del genocidio, o riclassificazione da indiani a bianconeri o mulatti, è stata praticata per la prima volta dagli uffici governativi negli Stati Uniti e più tardi è stata diffusa in tutta l'America. Come mantengono l'andamento le religioni? Come si vede da questa immagine, c'è la lista dei preti incanalatori, che sono politici, pseudoscienziati, eccetera, i quali agiscono sui credenti che si fidano della politica, del New Age, della NASA e delle religioni per inseguire il paradiso, che adesso è tecnologia del transumanesimo, colonizzazione di Marte, pianeti alieni, il sogno americano, che non finisce mai, aggiungo. Spendiamo trilioni di dollari nella ricerca della vita su altri pianeti e trilioni di dollari per distruggere la vita su questo. Il sistema scolastico è costruito per insegnare obbedienza, conformità,
prevenendo alle creature le proprie capacità di svilupparsi. 15 settembre 1963. Quattro adolescenti nere sono morte dopo che un aderente del Ku Klux Klan ha fatto esplodere una bomba in una chiesa battista a Birmingham, Alabama. Io proteggerò e servirò gli escrementi da te!